accelerazione nel dare definizione? Ma come ho già avuto modo e occasione di dire recentemente, insomma, poi uno alla fine deve prendere atto delle situazioni e prendere delle scelte, insomma, importanti che riguardano non solo questa organizzazione ma anche la mia vita personale. Quindi dopo aver tentato in tutti i modi e per diverse settimane, insomma, di interagire sia con il Presidente sia con l'Assessore, siamo arrivati alla determinazione, insomma, che la volontà di interrompere questo rapporto è reciproca. E quindi, insomma, semplicemente si è preso atto di questo percorso e io oggi ho mandato stamattina formalmente la lettera. Non c'è nessuna motivazione particolare. Dietro queste dimissioni però c'è la mancanza di fiducia da parte degli organi politici. Beh, questo è quello che presumo, devo dire, nessuno me l'ha detto così chiaramente, però insomma ne prendo atto per effetto del fatto che rispetto a tante richieste d'aiuto, che non sono aiuto personale ma che sono aiuto per le attività, per i servizi, per le unità operative che sono veramente in grande sofferenza in questa azienda per effetto dei tanti provvedimenti di razionalizzazione e di taglio che insomma in questi ultimi 2 anni ci hanno colpito. Rispetto a queste richieste d'aiuto, insomma, io non ho ricevuto riscontri e quindi oggi sono in difficoltà ad amministrare questa azienda e quindi devo necessariamente rimettere il mandato. Principali risultati raggiunti negli ultimi anni durante il suo mandato? Beh, innanzitutto, perché questo poi è il tema dei temi, noi abbiamo comunque rimesso in ordine i conti veramente. Questo è testimoniato anche dalle comunicazioni recentissime che noi abbiamo fatto a seguito dell'ispezione del MEF alla Corte dei Conti, dove quindi abbiamo dato atto che per effetto, vuol dire, di una revisione anche proprio tecnica da parte della Regione, quindi non da parte mia, dei conti stessi, praticamente la nostra amministrazione dal 2012 in avanti è sistematicamente stata in pareggio. Questo, ripeto, per una regione che ha avuto un passato che ha avuto in termini di dissesto economico-finanziario, credo che sia sicuramente il risultato più importante di tutti. Poi, dal punto di vista invece dell'utenza, che forse è più interessato ad altro che non ai meri conti, abbiamo fatto veramente un lavoro importante di reingegnerizzazione, come si suol dire, quindi di riorganizzazione delle attività sanitarie. Abbiamo fatto investimenti faraonici per quasi 30-25 milioni di euro in tecnologia, di ultimissima generazione, su tantissimi fronti, quando qui invece la tecnologia era assolutamente obsoleta e anche quasi sempre rotta, quindi con dei servizi pazzeschi, ricordo insomma i primi mesi del 2010 veramente pesanti da questo punto di vista. Oggi invece siamo dotati di tutto, di un parco tecnologico veramente all'avanguardia anche a livello nazionale e per alcuni versi anche a livello internazionale, con macchine veramente di ultimissima generazione. E poi soprattutto si è investito in competenze organizzative, come vengono chiamate. Cioè la sanità oggi non si fa solamente col bisturi o con le mani del chirurgo. Certo, le mani del chirurgo sono fondamentali per fare un buon intervento, ma serve un'organizzazione alle spalle che garantisca qualità e sicurezza, sia per i lavoratori sia soprattutto per gli utenti. Ecco, oggi questa azienda è dotata dei migliori sistemi di tutela della sicurezza sia per i lavoratori sia per gli utenti, su tanti fronti. C'è ancora tanto da fare.